Oggi abbiamo finito una grandissima giornata, ci sono state le prove dell'aria compressa uomini, uno splendido oro di Niccolò Campriani che si è riaffermato come veramente il campione del momento. Una splendida gara, 5,99 in gara, una splendida, abbastanza bella finale devo dire, aveva da subito, dai primi colpi, ha avuto un bel vantaggio sul secondo. Avesse fatto 19 l'ultimo colpo, penso fosse, sarebbe stato record di gare finale, quindi veramente una prestazione eccezionale. Poi oggi un po' di sfortuna per Marco De Nicolo, che ha rotto l'arma in gara, da metà gara in poi l'arma non rispondeva bene, poi abbiamo deciso che era meglio ritirarsi perché l'arma è molto probabilmente la valvola si è rotta, quindi chiaramente l'arma non rispondeva più ai comandi, era inutile continuare. E bella prestazione anche di Simone Tressoldi, che è il terzo componente della nostra squadra, ha fatto un bel 93, che non è un punteggio eccezionale. Questa volta non ha fatto lo shot off per entrare in finale come è successo a Londra poche settimane fa alla Coppa del Mondo di Londra, però ha fatto una bella prestazione, si è dimostrato sempre ai suoi livelli. E poi abbiamo avuto altri due atleti in gara come MQS, cioè gli atleti che tirano per fare soltanto il minimo olimpico, e sono stati Giorgio Sommaruga, che ha tirato in casa, ha fatto un 588, e Tommaso Leonardi, che ha finito invece con 90, un tiratore giovane che spero promette bene, spero che nel futuro verrà fuori anche lui. Comunque gareggiare in casa è sempre un'emozione, ho concluso con un 5,93-46 mush e niente, comunque sono soddisfatto del mio risultato, molto soddisfatto. Niccolò ha disputato una finale da paura, se mi concedi il termine, da paura veramente, niente, insomma Niccolò è un mostro, non c'è niente da fare, è al vertice, non c'è niente da fare. Oggi si è conclusa la gara delle donne di aria compressa, abbiamo avuto due belle prestazioni, sicuramente quella di Elania Nardelli, che in questo momento è abbastanza sotto pressione perché si sta giocando il posto in squadra alle Olimpiadi, ma ha fatto una bella gara, ha finito con 95, non sono stati punti sufficienti per entrare in finale. Però è stata una bella prestazione, molto sofferta, tante volte si soffre di più la qualifica che poi l'appuntamento importante, ma se l'è cavata molto bene. Stesso punteggio per Sabrina Sena, anche lei ha tirato una bellissima gara. E poi abbiamo avuto la prestazione di Petra Zublasing, un po' sottotono, forse qualche problema tecnico, ha chiuso con 3,93 e sicuramente comunque una giornata abbastanza positiva, devo dire, anche se non ci sono stati ingressi in finale, ma vedremo in futuro. Io mi auguro che nei prossimi appuntamenti ci potremo vedere qualche cosa di meglio. Ho incontrato varie difficoltà perché Milano è una gara particolare, la Coppa del Mondo di Milano per noi ha un valore particolare perché giochiamo in casa, cerchiamo di divertire il pubblico, di renderlo partecipe, fiero delle nostre prestazioni, e io ho avuto difficoltà verso la fine della gara perché ho tirato due serie da 100, una serie da 98 e non ho saputo reggere la tensione nell'ultima serie. Thank you.
fatto bene, ovviamente, insomma, con un oro è facile dirlo ora. Il fatto che poi è arrivata anche una bella performance è una cosa molto positiva, soprattutto in vista delle Olimpiadi.